conto che poi questo gioiello della tecnica parte da Genova e muore qualcosa sulla linea storica. Cioè, contenitori li spariamo con 150 km all'ora fino a Torcone e poi li mettiamo nella linea storica dopo la velocità massima sulle 150. Non ci capisco niente. Cioè, c'è qualche cosa che mi sfugge, no? Salvo sapere che a Tortona c'è il buon Gabio con il famoso retroporto, perché poi quando si fa un altro discorso, la qualità dei retroporti, perché sono in Italia, siamo così naif da creare queste cose qua. Tenete conto che l'80% dei contenitori del porto di Genova sono vuoti. Genova è un deposito, ma come tutti i porti del Mediterraneo, nel senso, i traffici importanti passano di sopra, no? Non passano più dal canale di Suez, ci tirano delle ternate che ci fanno diventare pioniere, no? Passano di sopra. Noi non siamo altro che dei porti, tutti i porti del Mediterraneo, dei porti di contenitori fuori. Quelli cani interamente vengono trasportati o arrivati a qualche altro, perché quelli cani qui sono richiesta. Perché il contenitore in Italia ha bisogno di svuotamento, di posizionamento da merce, però lo fanno fare alle cooperative a 6 euro l'ora. Vabbè. Questo per dirvi l'importanza anche dal punto di vista della necessità dell'economia, no? Salvo poi, sempre su Isport, che è una società di ricerca delle ferrovie dello Stato, cioè parlo delle una volta era per lo Stato, dice chiaramente, cioè a Genova arrivano i contenitori, ma dove vanno? E lui fa anche dire, sì, ma tu incontri quella dell'UMA? No. I porti sono a servizio dei territori collocati nelle loro immediate vicinanze. Allora, aspettate, ecco, oltre l'80% dei container trasportati nel porto di Genova raggiunge Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, mentre il resto della merce viene suddiviso soprattutto tra territorio ligure e Montese e Valle d'Aosta. Rotterdam, questo sono io. È naturale, ma stessa cosa fa Spezia, stessa cosa fa Savona, ma stessa cosa fa Marsiglia, e stessa cosa fa Barcellona. Gli unici che comunque si hanno necessità di un respiro più ampio sono i porti del nord, ma anche perché da lì passa la linea principale, sono porti che storicamente sono porti perché sono organizzati e gestiti non da italiani, pertanto sicuramente sono porti importanti per quello che vuole. Senza tenere conto che comunque sia, si dice che per trasporti oltre i 1000 km il ferro non può competere con il da un punto di vista economico, anche questo su documenti, se poi qualcuno pensa che io sia in malafede, vi produrrò chiaramente tutta questa montagna di carta che io mi sono andato gentilmente a leggere, proprio per avere un quadro più preciso. E io sono contento stasera di vedere tutta questa gente qua, cioè sarei contento di vederne di più perché nel 2003-2005 io non ero, grazie a Dio, consigliere Paolo, comunale come invece adesso mi hanno pregato. Mi sono arrivato purtroppo io in ritardo e sono rimasto di là per la mia perché qua c'era un muro di gente. Cioè la democrazia c'era anche negli anni di là per la qua. C'era un muro di gente di là, perché non sono riuscito a entrare, non ho sentito niente. Nel senso che ce l'abbiamo raccontato. Però quello che invito davvero, ma invito voi che siete presenti, ma invito voi di ragazzi, che questo deve insegnarci a indignarci. A indignarci, ma non solo perché il bignano ci passa sotto casa, o ci portano via il pezzo di terreno, o ci buttano giù la cascina, quindi di indignarci a prescindere. Perché io mi indigno sia per il Carpo Valico, ma ad esempio anche per la Torino Lione, ma mi indigno anche per la questione delle pensioni, per il taglio alle pensioni, per il taglio all'istruzione, alla sanità. La capacità, dobbiamo insieme acquistare la capacità di indignarci,
di indignarci occupandoci, non delegando più nessuno la politica, perché il quadro politico è sicuramente infermito, ma da buon italiano ho paura che poi vi accontentiate del pacchetto preconfezionato da qualche un altro. E allora invece no, occupatevi, spronate a chi avete dato il voto e spronate eventualmente anche a quelli a cui non avete dato il voto. Perché questa è democrazia. La democrazia, come diceva il buon Giro, mi sembra, ora non vorrei assegnare parole a... Sì, la democrazia non è una. La democrazia si ottiene e si conquista piano piano, occupandosene. Allora non delegate me o chi per me, perché siamo seduti qua. No, no, io voglio partecipare insieme a tutti voi a questo percorso, è il percorso futuro, no? Perché il comune di Arquata, comunque sia una vita comunale, non finisce solo un ordine del giorno del Teatro Palco, ma va anche dopo, no? Poi c'è tutta una vita intorno, no? E allora, concludendo questo bel pistolotto che vi ho fatto, il Cirri Giovanni dà il voto alla mozione, all'ordine del giorno letto dalla consigliera Petrana. Perché? Perché il Cirri Giovanni, come diceva il Molinari quando è intervenuto, è contrario all'opera. Cioè nel 2005 poteva avere più senso il fatto di dire costruisci, fai quello, quell'altra cosa, altrimenti l'opera non è fattibile. Oggi, in base a tutto il ragionamento politico che mi sono e ci siamo formati, siamo arrivati alla conclusione che l'opera è inutile. Non sono uno che ha esforzi o ragioniamo insieme, preferisco più magari un cenno di fiesta che un applauso. Dico, il progetto è inutile perché abbiamo maturato questa idea in base a quello che ho modestamente cercato di trasmettervi. E come ultima cosa vi voglio dire, non a voi ma anche a quelli che non sono qua stasera, sicuramente la gente in questo paese può occuparsi, può per benissimo non occuparsi di politica, può benissimo farlo, non fare, di non votare, non partecipare. Deve sapere che purtroppo la politica si occuperà sicuramente di tutti noi. Grazie.